Ultima domanda, il lavoro della molla sul carrello tra A e B, quindi durante la spinta. Ricordiamo che per calcolare il lavoro delle forze abbiamo sempre a disposizione tre formule, però non sempre si possono usare tutte e tre. La prima è forza per lo spostamento per il coseno dell'angolo che formano il vettore forza e il vettore spostamento. Questa formula si può usare soltanto se la forza che consideriamo è costante, ma la forza elastica non è costante. Perché è più intensa quando la molla è più compressa, poi man mano che la molla si allunga e ritorna alla sua lunghezza di riposo, la forza elastica diventa sempre meno intensa. Quindi questa formula non la possiamo utilizzare con le molle. La seconda formula per calcolare il lavoro è il teorema delle forze vive o teorema del lavoro e dell'energia cinetica. Il lavoro che dobbiamo calcolare è la differenza di energia cinetica, valore finale meno valore iniziale, quindi in B meno in A. Ma questa formula in realtà ci permette di calcolare soltanto il lavoro della forza totale. La possiamo utilizzare soltanto se la forza elastica è la forza totale, ma la forza elastica in questo caso non è la forza totale, perché sul carrello durante la spinta non agisce soltanto la forza elastica, ma agisce anche la forza peso. E non solo la forza peso, ma anche la forza d'attrito che avevo inizialmente dimenticato. Quindi la forza elastica non è l'unica forza, non è la forza totale, non possiamo usare la formula del teorema delle forze vive. Rimane quindi l'ultima formula, che è quella valida per le forze conservative. Il lavoro di una forza è pari alla differenza dell'energia potenziale, in questo caso l'energia elastica, differenza da farsi valore all'inizio meno valore alla fine. Andiamo quindi a vedere nella tabella, valore all'inizio 1,98 J, alla fine 0. 0 perché in B la molla ormai si è scaricata e quindi 1,98 J di lavoro motore positivo. Giustamente lavoro motore perché la forza elastica spinge verso destra e lo spostamento avviene verso destra, infatti l'angolo vale 0 e il coseno vale 1. Per inciso, se io volessi conoscere il lavoro della forza peso tra A e B, dovrei fare la stessa cosa. Cioè non posso utilizzare il teorema del lavoro e dell'energia cinetica perché la forza peso non è l'unica forza, non è la forza totale. Allora dovrei calcolare il lavoro della forza peso utilizzando l'energia potenziale, stavolta gravitazionale. Siccome parliamo della forza peso, dobbiamo usare l'energia potenziale sua, cioè quella gravitazionale. E quindi dovrei prendere il valore di energia gravitazionale all'inizio, 0,98 J, meno il valore alla fine, tra A e B, quindi meno 1,47 J, e otterrei meno 0,49 J. Quindi per la forza peso otterrei un lavoro negativo, quindi resistente tra A e B, che è logico perché la forza peso è rivolta sempre in basso, ma il carrello si sposta tendenzialmente verso l'alto. E quindi la forza peso fa un lavoro negativo, un lavoro resistente di meno 0,49 J.